Il panettone di Dolci Tentazioni è talmente artigianale che è come se lo fai tu. E come? Cioè, lo fai proprio tu. Santino, muoviti, che dobbiamo infornare. Buon Natale. Tranquilli, stavo scherzando. Se per caso vi trovate a San Giovanni Rotondo e vi viene voglia di una torta di altissima qualità, dei pasticcini buonissimi, un caffè squisito e degli aperitivi di un certo livello, Dolce Tentazione è il posto giusto. Io sono andato nel periodo natalizio, sapete perché? Perché mi hanno detto che anche i panettoni artigianali sono fenomenali. Ho chiesto direttamente a Francesco e Daniele: ma come li fate per essere così buoni? Innanzitutto mi hanno detto ci vogliono almeno 48 ore, Santino, perché una volta preparato l'impasto con il lievito madre, lo lasciamo riposare per 12 ore, ci aggiungiamo i migliori ingredienti del mondo, li facciamo riposare nei pilottini per altre 5 ore, nel forno per 45 minuti e altre 12 ore a testa in giù, solo il giorno dopo completano l'opera d'arte. E io, indovinate quando sono andato? Il giorno dopo, mica so fessi. Dite la verità, volete sapere perché mi hanno stappato lo champagne? Ve lo dice direttamente Daniele. Perché questo è lo champagne che noi adottiamo per creare la nostra crema alla carte, appunto allo champagne, che accompagna i nostri panettoni. Partiamo con il primo, il tradizionale arancia semicandita, uvetta e mandorlatura esterna. Vabbè, si capisce dalla faccia? Secondo panettone, ai tre cioccolati, esclusivamente cioccolato belga di altissima qualità, bianco, al latte e fondente. Secondo voi ho assaggiato pure questo? No, non l'ho assaggiato. È un fotomontaggio, è Photoshop. Vabbè, andiamo avanti. Terzo gusto. Pere, fichi e noci, accompagnato da una crema squisita alla carta alla grappa. L'ho assaggiata e secondo voi mi è piaciuta? Sì o sì? Sì, mi è piaciuta, eppure assai, ma il mio preferito è stato proprio lui, il pistacchio dentro e fuori, pistacchio vero, accompagnato da una crema di pistacchio che fa proprio Francesco, come tutte le altre creme, ma ne ho assaggiato proprio poco, poi mi sono leccato i cucchiaini e poi sono passata alle cose serie, lo so, non si fa, ma questo fa proprio cantare. E jingle bell, oh, sì, non è finito, c'è l'ultimo, grazie. Questo te lo puoi portare, questo lo lasci. Allora, questa qui... Scusami, non volevi interromperti, quella è un'altra crema? Un'altra crema. La fa sempre Francesco? Sempre Francesco. Vabbè, porti pure questo. Prego. A parte gli scherzi, ragazzi, le creme sono squisite, i panettoni uno più buono dell'altro, e che dirvi, Francesco e Daniele, complimenti. A proposito, se volete venire pure a casa io vi aspetto, fatemi spatolare per l'ultima volta e dai, facciamoci gli auguri che me ne devo andare. I gusti sono 6, io ne ho assaggiati 5, vi consiglio di prenotarli perché vanno a ruba e soprattutto perché meritano veramente. Auguri a tutti voi, buon Natale, buone feste da Dolce Tentazioni, Daniele, Francesco e pure da me. Auguri! Tanti auguri!